Oggi faremo l'unboxing di questo pacco che ci è arrivato da un negozio di software italiano. È facilmente intuibile dal contenuto, perché è uno dei pochi a avere questo tipo di prodotti disponibili in Italia. L'indirizzo di spedizione volevo evitare di farlo vedere, ma insomma magari lo copriremo in fase post produzione. È un negozio italiano che però ha una stretta collaborazione con alcuni importatori asiatici, e quindi spesso ci sono prodotti low cost ma magari moderni di ultima generazione che non sono disponibili da altri, negozi diciamo blasonati del mercato del software in Italia. Quando l'ho visto più o meno per caso mi sono subito innamorato di questa replica e ho colto l'occasione, che era anche eravamo in procinto, quantomeno si sta avvicinando il mio compleanno, e mi sono fatto questo regalo. Ho dovuto aspettare un po' di giorni, perché porta male a scartare i regali prima del proprio compleanno, e quindi insomma facciamo l'unboxing. Il pacco, come potete vedere, è ben confezionato, ci sono diversi giri di nastro con tutto fragile, è effettivamente abbastanza solido, con la carta plastificata che protegge bene il tutto. Non è una scatola semplicemente rettangolare, perché oltre alla replica ho preso anche dei caricatori aggiuntivi. Non essendo un modello facilmente trovabile e acquistabile nel mercato italiano, ho preferito non rischiare di rimanere, nel momento in cui magari mi servissero dei caricatori extra, rimanere senza. Direi che è sempre una replica low cost, e quindi possiamo investire in caricatori. Giriamo la scatola e, come potete vedere, è ancora molto, il tutto è ancora molto anonimo, non si capisce ancora benissimo cosa c'è dentro. Andremo a vederlo a breve, però è interessante anche come è stata confezionata l'imballaggio, quindi il fucile, la replica del fucile nella parte inferiore, e sopra i tre caricatori messi così ad H, che conferiscono effettivamente una maggiore rigidità e una maggiore solidità all'imballaggio. Lo leviamo, vabbè, tanto non c'è molto da mantenere la pregevolezza della scatola, non è insomma un marullo o qualcosa di equivalente che magari può avere un valore anche come collezionismo, quindi tutto sommato alla fine la scatola la possiamo anche lasciare con lo scotch il nastro collegato. Mettiamo momentaneamente da parte i tre caricatori, 1, 2 e 3, e potete vedere di che cosa stiamo parlando. Lo giro nella vostra direzione, eccolo qua. È un prodotto della Chima, e si intuisce anche dalla sigla CM, e come sapete molto spesso questi produttori cinesi non hanno le licenze per produrre queste repliche dei fucili real steel dai produttori veri. E quindi questo, che in realtà è la replica di un PP19 Bison, è nome in codice CM058. Andiamo ad aprire la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Bene, abbiamo la scatola finalmente. Eccoci qua. Come potete vedere, lo scatolone
è comunque munito anche di una seconda parte di imballaggio in gomma che aiuta comunque a mantenere integra la nostra replica. C'è la fattura di acquisto del negozio, si capisce insomma qual è il negozio, lascerei nel mistero dove è stato spedito e quanto è stato pagato, non molto in realtà, e tra l'altro diciamo raggiungendo una certa soglia di spesa lo stesso negozio fa spese e spedizioni gratuite, quindi comprando il fucile avrei dovuto pagare 10 euro in più di spedizione. Caricatori costano mi sembra intorno ai 15 euro l'uno, ne avrei comunque comprato uno, ma avrei comunque pagato 10 euro di spedizione, quindi comprandone 3 sono arrivato alla soglia opportuna, quindi diciamo non ho pagato le spese di spedizione. Leviamo la gomma ed ecco il nostro PP19 in tutto il suo splendore. Effettivamente a occhio, così a prima vista, è molto 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 carino, e i materiali a vista, semplicemente senza neanche toccarli, sembrano effettivamente molto ben realizzati, solidi. Questo è il caricatore, lo tiriamo fuori, è un bel caricatore, è in plastica, ma fuori è ricoperto di una piacevole finitura gommata che gli dà veramente una... sembra veramente un oggetto solido, veramente solido. La particolarità del PP19 Bison è che il caricatore appunto si installa da davanti, clic clic, e non sporge sotto il corpo del fucile ma rimane compatto all'interno della sagoma del fucile. Insieme alla replica vi forniscono una nickel metaidrato, probabilmente questa replica lavora egregiamente anche con l'ipo da 7.2 volts, forse anche delle life. Comunque per adesso anche questa la rimettiamo nel suo scomparto. In dotazione avete anche il caricabatterie da muro. Io consiglio sempre di sostituire il caricabatterie cinese, chiamiamolo così, economico, molto più propriamente detto, con uno di fascia un pochino più alta, per esempio un IMAX B5 B6, anche B7 se avete da caricare delle LiFePO, perché a lungo andare questo tipo di caricabatterie rovinano le batterie, quindi ve lo consiglio. C'è anche la chiavetta per caricare i caricatori monofilari o anche maggiorati, insomma quelli che hanno la possibilità di essere caricati, o almeno penso, normalmente questo tipo di chiavette servono a questo. Leggeremo le istruzioni e vedremo se in questo caso c'è un utilizzo particolare. Un silica bag per mantenere fuori l'umidità. Abbiamo tra l'altro un carichino, un speed loader, che neanche funziona. Interessante. No, è proprio bloccato. Va bene, diciamo che questo fortunatamente ne ho diversi, quindi questo lo possiamo, ecco qua, si è sbloccato e si incappa. Va bene, comunque alla forza di usarlo probabilmente si pulirà. Sono un po' a cocci, però va bene. Questo ci fa intuire che in realtà questo caricatore è un monofilare e quindi comunque insomma non ci garantirà una radio di fuoco sufficiente, però insomma meglio di niente. Abbiamo in questo modo 4 caricatori e non 3, cosa sicuramente positiva. Okay, lo rimettiamo qui dentro. Ok, passiamo adesso alla replica vera e propria. La tiriamo fuori dal suo scomparto. È una replica completamente in metallo,
ha il rail laterale per le ottiche. Interessante notare che anche lo pop sembra in metallo, questo è positivo. Questo scomparto, questo fermo qui invece sembra in plastica, ma non penso che influenzerà troppo il funzionamento del fucile. È made in China, però insomma tutto in acciaio, la grip invece no, è in plastica. Leviamo, cioè il prezzo, stampigliato, probabilmente era anche quello in esposizione, quindi ci fa intuire. Dalla parte superiore è carino lo spegnifiamma, uno spegnifiamma un po' particolare rispetto alle altre repliche di divulgazione ex sovietica o russa. Il paramano, che ci nelle, diciamo, nei fucili veri evita che voi tocchiate la canna incandescente dopo il fuoco. La tacca di mina posteriore è quella standard di tutte le repliche, diciamo, di derivazione russa, quindi diciamo con elevazione ma non deriva, e la tacca di mina frontale è quella più o meno che si trova su molte repliche anche di tipo HSU o H74. Il selettore di fuoco è come standard quelli AK, normalmente il primo click è per l'automatico full auto e il secondo per il singolo, probabilmente sarà così anche per questo, lo dovremmo provare. L'anello di ritenzione, okay. Il calcio a stampella, che è tipico di questo tipo, di questo modello, che si sgancia con questo bottone e si collassa sul fucile. Non si blocca, si può richiudere, si imbraccia abbastanza bene. Poi dovremo mettere ovviamente il caricatore. Leviamo il parapolvere e possiamo notare che, come in altre repliche di tipo AK, la batteria va alloggiata all'interno del parapolvere. C'è l'immancabile, e mi raccomando, mantenetelo nelle vostre repliche, non lo togliete perché è utile e fusibile, che giustamente si può incastrare di lato alla camera del loop-up. Ok, prendiamo la batteria e ce la mettiamo. Il montaggio delle batterie sugli AK è sempre stato un po' problematico, ma del resto lo spazio di iscrizione è relativamente poco. È il motivo per cui molti preferiscono le versioni tradizionali con il calcio in legno o insomma in simil legno, per avere appunto la possibilità di alloggiare le batterie nel vano del calcio. In questo caso specifico, ma anche in altre repliche, la batteria può essere alloggiata nella parte che nelle repliche reali contiene il recupero di gas o quello che sia, quindi si può infilare dentro qui. Quindi se potete, sfruttate questo spazio vuoto. Non so se la batteria è carica, però noi intanto la mettiamo, riposizioniamo il fusibile e rimettiamo la nostra cover. Sì. Diciamo che dovete essere un pochino attenti, però insomma alla fine ci siamo riusciti. La leva d'armamento rientra abbastanza bene. Poi potete vedere, interessante, che la leva d'armamento non torna indietro se avete messo il fucile in sicura. Questo non è molto molto carino. Non so qual è la situazione nell'arma reale, questa non replica giocattolo, però questo significa che se voi
volete regolare l'op-up, dovete mettere il fucile almeno in singolo, tirare indietro la leva dell'armamento e regolare l'op-up, che suppongo sia questo piruletto qui, suppongo, non sono sicurissimo, ma se l'op-up è stile AK-47 o similare dovrebbe essere quello. Comunque ci informeremo meglio. Proviamo a vedere se il fucile spara. Lo mettiamo in singolo, puntiamo in una zona, il fucile non spara. Spero che sia semplicemente perché la batteria è scarica, spero, non sono sicuro, però spero che sia così. A questo punto vediamo invece la procedura di inserimento del caricatore. Usiamo il caricatore monofilare che ci danno in dotazione. Essendo monofilare andrà caricato con il carichino qui. Come potete vedere ci sono questi due denti che servono a incastrarsi nella parte frontale della replica. Qui. Quindi il caricatore va messo incastrato qui e poi in teoria eccolo qua, inserito sotto. E come potete vedere è carino, il caricatore funge anche da grip, è molto molto sciccoso, molto 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 bello, tutto sommato non mi dispiace per niente. E cosa non so quanto intelligente, sul caricatore ci sono anche dei perni di acciaio che suppongo servano a tenere dentro la struttura vera e propria. Non penso che ci si possa agganciare un laccetto per tenerla addosso, per fare mettere una cinghia a due punti. Sarebbe poco intelligente, perché se dovete cambiare il caricatore vi trovereste in una situazione poco comoda. Comunque è interessante, si imbraccia bene, ha una posizione mira anche abbastanza alta, quindi se avete bisogno di portare maschere a rete o maschere antigas eccetera, comunque c'è spazio per mirare anche se portate delle maschere sul viso. Per sganciare il caricatore in puro stile AK si preme la levetta laterale, questa qui, e si sgancia, quindi il caricatore si infila, il caricatore si aggancia. Bisogna prenderci un pochino la mano, ma poi alla fine è una procedura abbastanza veloce. Va bene, direi che questo unboxing è più o meno terminato. L'aspetto estetico e il feel, look and feel di questo PP19 Bison della Chaima è interessante. È un fucile anche abbastanza pesante, non è pesantissimo, del resto è un SMG, un submachine gun, quindi non è male per niente. E però il fatto che non abbia sparato subito con la batteria in dotazione un po' mi allarma. Vedremo insomma come qual è la situazione. Lo spegnifiamma si svita, si preme questo piruletto, questo fermo, e si svita. Questa è una cosa che in molti AK-47 è fatto in questo modo. E questo comporta la possibilità, vi dà la possibilità di utilizzare altri spegnifiamma o silenziatori su questa replica. Per esempio su questo tipo di armi vere, nelle loro controparti reali, si usa un PBS 1, 2 o 3. Quindi insomma è interessante comunque fare un bel setup per le forze speciali rosse che comporti l'utilizzo, penso, appunto, di un PBS e magari anche di un reflex sulla replica.
Nel prossimo video vedremo come spara questa replica, vedremo se spara questa replica, nel caso che non spari la ripareremo e faremo vedere come riparare e come poi dopo si comporterà sul campo, e daremo delle nostre valutazioni sull'utilizzo in campo della replica stessa. Devo dire che l'unica cosa che mi manca in tutto questo è il manuale di istruzioni. Non c'è, o almeno non c'è qui sotto, no. Sotto c'è la l'asta di pulizia della canna, ma manca il libretto di istruzioni, che sinceramente è una carenza abbastanza importante, devo dire, perché poi avevamo questa chiavetta che non sappiamo bene a cosa serva, i caricatori che non sappiamo se sono monofilari oppure no, anche questo ad esempio no, questo è fisso, quindi suppongo che potrebbe essere proprio un monofilato, e gli altri invece si muovono, mistero. Va bene, spero che questo unboxing vi sia piaciuto, e semmai sottoscrivete il canale per ricevere gli aggiornamenti sulle nostre prossime produzioni e i nostri prossimi test. Vi saluto e buon divertimento.